I lavori fotografici di Danilo Balducci, Aquilano, e di Laura Aggio in mostra all'Aquila Film Festival, in particolare nel Festival del Reportage Giornalistico e del Cinema Documentario in corso a Palazzetto dei Nobili. Un dibattito interessante è scaturito dai racconti dei due fotografi. Danilo Balducci ha presentato all'Aquila il suo ultimo lavoro. Ha parlato attraverso l'occhio della macchina fotografica dei migranti dalla rotta balcanica a Barcellona e anche del Medio Oriente. Beh, sicuramente un'esperienza forte, stare a contatto per 3 anni con le migrazioni, diciamo che sposta un pochettino il metro di misura dei problemi, nel senso che vedi cose comunque molto forti che ti portano poi anche a un accrescimento dal punto di vista di valutazione delle problematiche normali che noi abbiamo. Un racconto fotografico di dolore e riflessione, anche quello di Laura Aggio, un lavoro sulle spose bambine costrette a sposarsi in tenera età, ha parlato di Siria e Libia e anche quello dei bambini lavoratori. Dal punto di vista umano sono esperienze che non ti lasciano mai, racconta la fotografa alla platea aquilana. Allora, sicuramente il lavoro sulle spose bambine è stato quello che mi ha segnato di più. Mi ha segnato di più perché forse mi sono anche più immedesimata nelle loro storie. Ho avuto modo di rivederle col tempo, quindi di ritornare da loro, di parlare con loro. Mi è rimasto in mente una ragazza che aveva già 2 figli, aveva 13 anni, aveva già 2 figli, e nel parlare ho cercato di metterla in contatto con un'organizzazione e con dei medici per dirle: guarda, puoi evitare di... perché lei non voleva più avere figli, perché viveva in una situazione ovviamente di forte svantaggio essendo profuga. E quando sono tornata mi ha detto di averlo fatto, e quindi questo, infatti aveva ancora solo 2 figli, e questo per me è stato importante in qualche modo. E allo stesso modo un'altra bambina, si chiama Islam, aveva 11 anni e il padre non c'aveva più, il nonno aveva deciso di darla in sposa e ha cercato di seguirmi tutto quanto. Lei voleva fare la giornalista da grande e ha deciso di... si è messa contro, questo me l'ha raccontato la madre, si è messa contro il nonno. E con l'aiuto della mamma non l'hanno mai data in sposa, quindi ha potuto continuare a studiare. Certo, non so attualmente, spero di riuscire a tornare il prossimo mese in teoria in Libano, quindi di ritrovare le mie bambine. Questo, anche, ovviamente anche il lavoro sui bambini lavoratori è stato un lavoro estremamente forte, estremamente straziante, parlare con loro, vederli piangere, non darsi una ragione per quello che stava succedendo. Poi i bambini forse sono i più puliti, no, su questo, quindi sicuramente è stato abbastanza forte per me a livello emotivo.